Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta per la seconda puntata stagionale di Voglia di Spezia dopo l'amaro KO interno con il Carpi in vista della sfida di sabato nel derby contro l'Entella. Parlando ancora di mercato, degli svincolati, una puntata tutta da seguire. Insieme a me naturalmente Selene Rico. Ciao Selene. Ciao Gianluca, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a presentare gli ospiti di questa sera. Sì, abbiamo il piacere di avere qui con noi l'ex portiere aquilotto Ivano Rotoli. Buonasera. Buonasera a voi. E un ben ritrovato ad Andrea Licari, giornalista di Cronaca 4. Buonasera. Ciao, buonasera. E poi, ovviamente... E poi, oggi, abbastanza pacato, perché è finito il mercato, Enrico. Pacato ora, chi lo sa magari, tra un'ora, tra mezz'ora. Cresce la barba. Tra mezz'ora. No, va bene. Quella più o meno c'è sempre. Perché va di moda Enrico Lazzari, ciao Enrico. Moda. Eh beh, va di moda. Ricordiamo buonasera a tutti comunque. Ai nostri telespettatori come intervenire nella nostra diretta. Potrete mandarci un sms al numero 331 70 70 002 oppure una mail all'indirizzo diretta@teleliguriasud.it. In alternativa potete utilizzare Facebook, ci trovate iscrivendovi al nostro gruppo Voglia di Spezia. I messaggi nella parte, nella rubrica Lazzari contro tutti, quindi se avete anche da fare qualche critica, da fare qualche domanda, curiosità sul fronte mercato, no, critica no. In generale, Enrico ha il suo spazio, pronto naturalmente a rispondere alle vostre domande. Le modalità sono quelle che ha appena detto Selene. Allora Enrico, partiamo subito con il punto iniziale sulla partita di Carpi, il breve sunto per quel che riguarda un'altra sconfitta seconda consecutiva che tiene lo Spezia a 0 punti insieme ad altre due squadre. Sì, diciamo, cominciamo col dire che è una partita diversa da quella di Palermo, ovviamente, sia nello svolgimento che nelle occasioni da gol delle squadre impegnate. Ovviamente lo Spezia a Palermo ha avuto sicuramente più difficoltà contro una squadra che poi, ironia della sorte, è andata a giocare senza 9 titolari a Brescia, facendo uno 0-0, insomma un brodino. Quindi anche lì ci voleva magari la fortuna di giocare in questa settimana a Palermo. Al di là di questo, credo che con il Carpi si sia visto uno Spezia in un certo senso ancora in rodaggio, perché è ovvio, credo, anche dopo gli ultimissimi movimenti di mercato, quando un allenatore negli ultimi giorni, insomma, gli vengono cambiati 2 o 3 giocatori, qualche situazione che si era venuta a sviluppare nel mercato prima, ad esempio Pessina è arrivato negli ultimi giorni di mercato per questa insistenza dell'Atalanta di trattenerlo, ma poi abbiamo capito forse perché l'Atalanta lo teneva, perché è un giocatore che è giocatore, cioè lo vedi che probabilmente questo farà il calciatore a livelli importanti, no? Al di là di quello che farà quest'anno allo Spezia, speriamo tanto. Quindi già lì si parte con un giocatore che ti può dare qualcosa in più. La difesa un po' diversa dal solito, con questo inserimento di De Col per andare un po' anche a contrastare la fisicità di Mbakogu, che là davanti è uno che fa sempre paura anche per la sua velocità. Il mister l'ha spiegata così, anche perché Capelli non è ancora al 100%. Calabresi, un altro che dobbiamo ancora vedere, ma è un nazionale under 21, era via con la nazionale. E poi dall'altra parte Gianni, con Terzi spostato in posizione centrale, dove almeno negli ultimi 2 anni si sta trovando bene, però inizialmente a Palermo e a Sassuolo era stato schierato invece sul centrale di destra. Il centrocampo è andato bene, dicevo, con Pessina, un po' meno bene magari con Acampora, che ha portato un po' troppo palla. Wande aveva un'ora sulle gambe, l'abbiamo visto, il mister lo ha cambiato proprio nel momento in cui non ce la faceva più. Là davanti però si è visto un forte che, pur non andando mai alla conclusione a rete, ha creato però degli spazi per Granoce, che è stato quello che è andato più alla conclusione, anche sul calcio piazzato, quindi sul calcio d'angolo. Ci ricordiamo la paratona di Colombi, credo la più difficile della sua serata, sul colpo di testa in tuffo appunto di Granoce. E poi la solita partita con il Carpi, anche se il Carpi è cambiato radicalmente anche come allenatore. Il golletto preso in circostanze anche che ti fanno un po' arrabbiare, perché questa punizione, questa respinta, palla che finisce sui piedi di Mbakogu, un po' di responsabilità di Gennaro, un po' di responsabilità della difesa che lascia libero Mbakogu davanti al portiere, ma come mi insegnerà
Ivano sicuramente, questi palloni che ti rimbalzano davanti sono i palloni più difficili da controllare, perché poi devi scegliere a quel punto lì dove respingerlo. E se ti viene la respinta buona, lo mandi in calcio d'angolo, lo mandi proprio a lato che non, dove non arrivi nessuno. Se invece ci arrivi un attimino un po' troppo in anticipo, la palla ti va quasi davanti e c'è il rischio che prendi questo tipo di gol. Quindi sicuramente Ligi Gennaro, sfortunato, anche un po' responsabile in questa situazione. Per il resto, uno Spezia che aveva già creato occasioni prima del loro gol, li ha continuate a creare. Il Carpi, secondo me, è andato meglio nel primo tempo, dove riusciva anche a ribattere qualche volta in contropiede, molto meno nella ripresa, quando è vero che lo Spezia ha avuto una ventina di minuti in cui provava a far gioco ma non ci riusciva. Poi gli ingressi di Giorgi, quello di Marilungo, ma anche negli ultimi minuti quello di Okereke hanno cambiato la partita. Si è creata una situazione di assalto alla porta avversaria, lì poteva venire sicuramente il gol, diciamo che insomma il pari era il minimo sindacale che lo Spezia meritasse in questa gara. E allora Ivano Rotoli, chiamato in causa, Spezia sconfitto da quel gol subito da parte di Mbakogu, un'azione viziata da tanti errori, solo responsabilità del portiere? Ma se andiamo a vederla proprio come abbiamo potuto vederla noi, cioè nel rallentatore, queste cose qui, ci sono insomma, più errori nella stessa azione. Già nel prima del fallo causato da Juande, secondo me Acampora, che era un pochettino fuori posizione, ha permesso al giocatore di prendere il centro, diciamo, del campo, direzione verso la porta. Quando, tra virgolette, quando tu non sei in possesso e devi contrastare, la prima cosa da fare è mettersi sempre tra palla e porta. Invece lui ha lasciato scoperto e il giocatore è potuto entrare dentro al campo. Juande, secondo me, in quel momento, in una fase di raddoppio, non era così vicino come avrebbe dovuto essere, e quindi lo stesso giocatore è potuto poi rientrare ancora e è stato costretto a fare il fallo. A fallo avvenuto, una punizione che un pochettino decentrata, poi insomma, non una zona proprio pericolosissima, dove comunque, a mio avviso, il portiere come piazzamento era messo bene, non si può contestare nulla. Se andiamo a vedere, proprio nel momento in cui il ragazzo arriva sul pallone, lui fa un passettino come ad aspettarsi il tiro sopra la barriera. Invece parte questo tiro, direi, centrale, dove sì, è vero che la palla rimbalza, ma secondo me non era una palla velocissima. Secondo me un portiere come Di Gennaro o come Bassi, portieri che hanno comunque delle partite alle spalle, in allenamento quelle palle lì su 10 volte che gli arrivano, 10 volte riescono a bloccarla. L'unico pensiero che faccio su una respinta così è perché ha subito il pallone. Non è andato, a mio avviso, ad attaccarlo in avanti, nel senso a prenderlo magari nello stesso punto in cui la palla andava a rimbalzare, l'ha subita ed era messo con il corpo in maniera tale che la respinta laterale non sarebbe potuta venire. E poi Mbakogu troppo solo. Perché se andiamo sempre a vedere il momento in cui il centrocampista del Carpi arriva sul pallone a calciare la punizione, c'è un marcamento di De Colle su Mbakogu che direi un po' imbarazzante, insomma. Cioè lo marca al contrario praticamente. Andrea, uno Spezia che nel primo tempo parte male, nella ripresa crea, fatto sta, 0 punti in classifica. Uno Spezia che, ricordiamo, comunque ha dei senatori in campo, Granocce, Terzi, per il resto una squadra molto giovane. Può esserci una sorta di contraccolpo psicologico a lungo andare, al di là comunque dei meriti o demeriti della squadra nella partita con il Carpi, o è presto per dirlo? Sicuramente molto presto, dopo 180 minuti di gioco è difficile dare dei giudizi e arrivare già a delle conclusioni definitive. Il secondo tempo comunque è incoraggiante, quindi lo Spezia deve sicuramente ripartire dal secondo tempo contro il Carpi, a differenza poi di quanto visto sostanzialmente dalla partita col Palermo, che era stata parecchio scoraggiante, non tanto perché il Palermo l'abbiamo visto di un'altra categoria, ma proprio nell'idea di gioco espressa dalla squadra di Gallo. Allo stesso tempo, nella prima frazione di gioco, uno Spezia non all'altezza, nel secondo tempo tanto cuore. È anche vero che appunto una squadra fortemente ridimensionata, con tanti giocatori nuovi, soprattutto giovani, ha bisogno ancora di tempo. Anticipiamo i tempi, anzi no, perché Enrico, andiamo a vedere il sondaggio nuovo
che si riferisce reparto per reparto. Ce lo spieghi brevemente, lo andiamo a vedere, poi lo commentiamo con i nostri ospiti e poi parliamo di diamanti. Allora, Enrico, quest'anno sul nostro sito speziacalcionews.it, ovviamente fino all'anno scorso facevamo il sondaggio sul migliore, no? Però, visto che anche sul sito ufficiale c'è questo sondaggio, in realtà c'è un sondaggio uguale, perché cioè, vota l'aquilotto reale, e quindi si andava un po' a sovrapporre a quello che era anche il sito ufficiale, e quindi abbiamo deciso di cambiare. Abbiamo deciso di fare un sondaggio che parlasse nello specifico dei vari settori della squadra, riferiti ovviamente all'ultima partita. Quindi abbiamo fatto scegliere da 1 a 5 stelle, senza dare voti da 1 a 10, che viene fuori ovviamente una cosa molto, molto più complicata. Abbiamo deciso solamente di far scegliere da 1 a 5 stelle. Diciamo che la prima stella ovviamente è la partita scarsa del reparto, la seconda stella una partita che può essere definita discreta, quasi sufficiente, la terza stella è sufficiente buona, cioè diciamo è stata una partita buona, dopodiché c'è l'ottimo, l'eccellente e va bene. Quindi questi sono le tre possibili scelte di chi vota. Andiamo a vedere ora cosa è successo per i vari reparti. Vediamo se riusciamo a farlo vedere meglio, c'è una parte un pochino tagliata nello schermo, se la regia me lo fa anche vedere, perché in onda non c'è, ecco. Sì, diciamo che un pochino è tagliato, vediamo poi magari di farlo venire. Tutto 2.5 tranne allenatore 2, Enrico. Sì, diciamo che ecco, il voto è stato questo praticamente. Tutti i reparti hanno preso 2,5 stelle, mentre l'allenatore ha preso 2 stelle. Quindi diciamo che tutto sommato per tutti è stato uno Spezia almeno tra il sufficiente e il buono, però non è per i vari reparti. No, magari anche il 6 pieno, però non c'è, diciamo così, quella. Diciamo che c'è il discorso della. Tanto sto parlando con la regia che mi dà indicazioni e quant'altro. L'allenatore qualcosa meno. Insomma, questo a voi, diciamo, okay. L'ardua sentenza. Ivano, allenatore nuovo per la categoria, conosce la piazza, perché è stato con la Primavera, scopritore di tanti giovani. Pessina è venuto allo Spezia perché lo ha voluto fortemente lui, lo aveva anche a Como. È il punto interrogativo più grande l'allenatore esordiente per lo Spezia di quest'anno? Ma io direi di no, perché comunque Mister Gallo ha dimostrato, sia quando era qui nello Spezia che a Como, di sapere di calcio e soprattutto di avere un'idea di gioco e cercare di trasmetterla poi ai propri giocatori. E come diceva lui, secondo me va dato tempo a questa squadra, perché essendo molto giovane non puoi, avendo cambiato molto, non puoi già sentenziare su cosa succede e cosa non succederà. E il campionato di Serie B poi è un campionato molto lungo, quindi le squadre che io in questo momento vedo correre molto, sinceramente non è che poi mi spaventano più di tanto, perché poi non sono quelle, a mio avviso, che arriveranno alla fine a fare le stesse partite, gli stessi punti e nella stessa maniera. E quello che è diciamo buffo, tra virgolette, di questo sondaggio è che se tutti danno un voto alla difesa 2,5, voto al centrocampo 2,5, cioè voglio dire, comunque questi hanno preso questi voti perché l'allenatore sicuramente l'ha allenati, cioè capisci cosa intendo, cosa voglio dire? Gli allenati per cercare di fare una buona partita. Sembra che l'allenatore sia stato meno bravo della squadra. Che l'allenatore sia meno bravo della squadra, e questa è una cosa che un pochettino mi lascia perplesso. Cioè, ecco, nel senso, il voto alla difesa, poi cosa intendiamo? Chiaramente ai singoli, al reparto singolo. Ma diciamo è chiaro, che non, quindi andiamo, non più, diviso, andiamo più sull'errore o sulla giocata individuale. Non metto il portiere, sennò poi dopo diventa proprio... No, non il portiere, no, intendo dire un'altra cosa. Che chiaramente, quando parliamo di difesa, la squadra si difende chiaramente in 11, non è che si possono difendere soltanto con i tre difensori. Ma infatti, quindi hai ragione. È una cosa che viene valutata. Può essere letta anche così la cosa. È una cosa che deve essere valutata, cosa? Sull'errore del singolo, sulla bravura del singolo? No, io credo che sia...
Cioè, nel senso, bravo, questo intendevo dire. Bravo, interessante, però bravo. Questo è che è interessante, è che il gioco è questo qua. Non, è, non, sono, non sono tre contro due. No, tutti, nel senso che il voto alla difesa è vero che la squadra intendi si proprio alla, però ai difensori, diciamo che diamolo al reparto, ecco, reparto. Come si è mosso il reparto. Come, poi è ovvio che è vero che la difesa si attacca tutta, cioè la difesa difende tutta la squadra e all'attacco deve partecipare anche il resto della squadra, se no da solo l'attacco. No, ma è ovvio, questo è ovvio. Però è chiaro che qui si considera più il reparto stesso, quindi chi è entrato, chi c'era dall'inizio del singolo reparto. L'allenatore chiaramente come ha agito nel contesto della squadra. Io credo che Gallo, posso dire qualcosa su Gallo? Vai. No, dimmelo, se lo posso dire, dimmelo. No, dicevo, io sono d'accordo che, cioè, è difficile, mettetevi un po' nei nostri panni, tutti noi, qualsiasi, no, che facessimo l'allenatore dello Spezia in questo momento, no, che comunque quest'estate era stato scelto di dargli la squadra quasi pronta per il ritiro. In realtà forse poi le amichevoli, il precampionato e quant'altro hanno creato qualche preoccupazione in più e allora è stato inserito qualcosa di diverso, perché Giorgi, perché Marilungo, anche se in realtà un'altra punta con caratteristiche diverse era un po' nei programmi di prenderla, no, però Marilungo ti va a dare qualcosa di diverso all'attacco, Giorgi può essere il sostituto di Sciadore, ma anche caratteristiche un pochino più, personalmente lo vedo un giocatore ancora più da battaglia rispetto a Sciadore, un giocatore che era capitano dell'Ascoli, che ti può dare qualcosa anche da questo punto di vista, non che Sciadore non lo fosse, però a volte Sciadore si perdeva un po', c'era quelle partite che era talmente nervoso che rischiava di rimanere in 10, o magari prendeva di mano e era un po' un giocatore un po' così estemporaneo, non che Giorgi sia calvo, perché è uno che in campo dà tutto, però il Lopez venuto a sostituire Migliore con caratteristiche un po' diverse, quindi poi alla fine una squadra che doveva essere completa non lo è più, cioè nel senso che magari lo è più di prima perché ha giocatori di caratteristiche diverse messi dentro, ma ancora da vedere, ancora da provare all'interno del contesto squadra. E alcuni di loro non ancora nemmeno al 50%, perché credo che giusto Giorgi e Marilungo siano tutto al 50%, non di più, perché quando ti alleni, è vero che fai la preparazione, ma quando ti alleni con i preparatori poi, invece di fare tutte le partite del precampionato, tutti sanno meglio di me che insomma poi parti un pochino dopo. In virtù di questo, Ivano, ti chiedo, è giusto dare un messaggio chiaro con questa rosa a disposizione e soprattutto conoscendo la piazza? Quest'anno puntiamo alla salvezza, oppure no? Diciamo che è giusto non fare come gli anni precedenti, quindi proclamare un salto di categoria che poi non arriva. Questo è già, la vedo come una cosa giusta. Dire puntiamo alla salvezza, aspettiamo che questa squadra abbia veramente un'identità, diamogli qualche partita anche ai stessi giocatori arrivati ultimi di partecipare, di entrare nelle idee del mister. Io direi che secondo me almeno 6-7 partite di farle andare come allenamento, nel senso come dire di amalgama e di gioco, di entrare nell'idea del mister. Dopo chiaramente il campionato entra nel vivo e tu devi esserci, perché se non ci sei diventa pericoloso. Però non facciamo come siamo poi abituati, diciamo, in Italia, che tra virgolette vinco, sono bravo, perdo, non sono bravo. No, non è così. Il calcio non è questo. Selene, torniamo alla sfida con il Carpi per andare a sentire qualcosa che ci possa aiutare nella discussione. Sì, perché sicuramente uno dei temi di questa sera riguarda la vicenda relativa a Diamanti. Prima di parlarne però andiamo a sentire insieme le parole di Granoce subito dopo il match contro il Carpi, dove parla proprio di Diamanti. Sentiamo. Forse manca un po' di imprevedibilità che ti possa aiutare nel tornare il goleador dello scorso anno. Se in settimana dovesse arrivare un giocatore come Diamanti, se ne parla, come lo accoglierete all'interno dello spogliatoio? Beh, sicuramente si arriva, è un giocatore di altissima qualità e farà soltanto del bene a questa squadra. Penso che comunque, al di là di Diamanti sì, Diamanti no, questa è una rossa ottima. Abbiamo tanti giocatori diversi in ogni reparto, quindi penso che
La squadra, anche senza Diamanti, è ottima. Se poi si aggiunge un altro giocatore come lui, è normale che il livello di qualità si alzi. Lo scorso anno l'obiettivo erano i play-off, quest'anno l'obiettivo dichiarato dalla società La Salvezza. Cosa cambia nella mentalità vostra in campo? No, penso che sia giusto partire dall'obiettivo dei 50 punti prima possibile, sono d'accordo. Penso che ogni squadra in Serie B deve pensare a fare 50 punti prima possibile. Poi dopo, nel momento in cui li raggiunge, puoi pensare altro. In questo momento noi, dopo due partite, siamo a 0 punti, è ovvio che dobbiamo pensare più che mai a salvarci. Da casa ci scrive proprio Lamberto Galli per chiedere se ci sono appunto notizie su Diamanti. Aspettiamo e giriamo subito a Enrico la comunicazione. Ivano, un giocatore come Diamanti, che deve ancora dare il suo responso, l'oracolo si deve ancora esprimere, al di là di questo, quanto va a incidere in una squadra come lo Spezia inserita in Serie B? Ma a livello qualitativo sicuramente tantissimo, è un giocatore che ha nelle gambe e nella testa numeri che in Serie B non si vedono, capacità di poter saltare l'uomo, e se tu salti l'uomo puoi creare superiorità numerica e quindi subentrano tutti gli altri meccanismi che in questo momento non riusciamo a vedere. Possibilità sulle palle da fermo, hai comunque un giocatore in più sulle palle da fermo che voglio dire, il 50% delle punizioni che tira prendono sempre lo specchio della porta in maniera importante. Come si sente dire in giro, come si vede, certo bisogna dire che comunque lo sforzo che fa la società per portare Diamanti, dopo tutti gli sforzi che ha fatto al contrario per diminuire chiaramente i budget, bisogna vedere, è un filo sottile. È chiaro che se il giocatore viene, rende e fa vincere la squadra, o comunque dà alla squadra qualcosa in più, tutto va bene. Se, come sappiamo che è Spezia, come sono poi gli, se non dovesse essere così, dicono, però forse se ci tenevamo con gli altri, sapevamo da dove si partiva. Andrea. Come dice San Tommaso, finché non vedo non credo. Quindi se ne parla da tanto, certamente un giocatore che in Serie B, nonostante l'età, ricordiamo a 34 anni, può fare la differenza per i motivi anche che appunto ha appena elencato Ivano. È un giocatore che può spezzare le partite e può dare il proprio contributo su calci da fermo, ma non soltanto. Quindi mi auguro fortemente che arrivi, speriamo, incrociamo le dita. Ha nelle corde comunque la possibilità di vedere una giocata prima che ancora venga immaginata in questo momento da chi scende in campo. Perché non ci scordiamoci che tra Serie A, Serie B, Serie B e Serie C, ciò che fa la differenza è la velocità di pensiero, la velocità di poter vedere. Quindi una credi giocata. Tra un Diamanti visto opaco lo scorso anno in Serie A nel Palermo e un Diamanti inserito in questa Serie B, anche il Diamanti dell'anno scorso in B avrebbe fatto la differenza? Secondo me sì. Mio padre mi diceva sempre, bisogna decidere cosa vuoi fare, vuoi essere l'ultimo della Serie A o il primo della Serie B? Ok, quindi sono scelte. Enrico, tutta la verità sul caso Diamanti, la società ha fatto l'offerta, 350.000 più bonus per 2 anni, questo lo abbiamo detto, Diamanti ci sta ancora pensando, fino a quando ci penserà? Prego, la verità sul caso Diamanti. La verità è fatta che la società, è vero che ha fatto un certo tipo di politica, però si è anche cercato di innanzitutto non trattenere quelli che erano i giocatori che volevano andare via, perché quando tu trattieni qualcuno malvolentieri poi è sempre difficile che questo ti renda come dovrebbe rendere. Quindi detto questo, anche Sciaudone aveva chiesto la cessione in quei giorni precedenti alla fine del mercato, quindi giusto che vada, chi vuole stare a Spezia ha rinnovato il contratto e quindi dimostra che chi voleva starci è rimasto. È ovvio che questo sarebbe un qualcosa in più, quindi va un po' controcorrente, è vero, rispetto a quello che è la politica, ma è anche un giocatore che ti può dare quel qualcosa in più che ti cambia anche le prospettive del campionato, perché se adesso non sai ancora bene dove ti collochi, se ti metti dentro un giocatore del genere, con giocatori comunque davanti che secondo me sono interessanti, perché al di là di Granocce io vedo anche forte, in grado di segnare tanto se ha vicino qualcuno che gli dia il giusto appoggio nella profondità, un giocatore che secondo me può far bene. Poi insomma 15 gol in un girone l'anno scorso alla Lucchese, nel girone d'andata, non sono pochi in Lega Pro. Quindi è ovvio che magari non gli pretendiamo che ne faccia 15 subito in Serie B, però è un giocatore che può fare bene. La verità è questa, lo Spezia è stata una delle prime squadre a fargli un'offerta allettante, nel senso che
ha subito rifiutato il Livorno, che gli faceva un'offerta che non era nemmeno la metà, ma ovviamente il Livorno per quello che può fare, insomma, che il Livorno ha giocato un po' sul fatto vieni qui a finire la carriera, visto che sei già stato qui a giocare, sei vicino a Prato, tutte queste cose qua. Lo Spezia punta sul fatto sempre magari la vicinanza alla Toscana e sempre anche sul fatto che il giocatore voglia rimettersi in gioco magari in una categoria inferiore che gli permette magari di giocare tutte le partite dall'inizio e non giocare gli spezzoni come faceva l'anno scorso nel Palermo. Però è un giocatore che ha ancora giustamente un po' di ambizione, come è giusto che ogni giocatore abbia, quindi sta aspettando un'eventuale Serie A. Lui addirittura il suo sogno sarebbe di finire la carriera in Premier, ma non è facile trovare un ingaggio in Premier League, soprattutto dopo che è finito il mercato. Quindi vedremo, lo Spezia ha aspettato, il procuratore aveva detto che dava una risposta entro giovedì, mercoledì giovedì, è finito il giovedì, ma non credo che domani mattina vada in un'altra squadra. Credo che si prenderà ancora qualche giorno di tempo. Lo Spezia mantiene l'offerta, un po' come ha fatto per Girardino, solo che poi Girardino... ricordiamo una cosa, perché è giusto ricordarla: tra l'offerta fatta a Diamanti e quella fatta a Girardino c'è tantissima differenza. Quella fatta a Girardino è molto inferiore, quindi è un'offerta che infatti Girardino è ancora libero. Allora, lo Spezia ha fatto l'offerta a Girardino, che ha fatto lo Spezia è un'offerta, diciamo, legata a quello che potrà fare nel dopo. Gli è stata offerta la possibilità di andare a lavorare in social sport, no? Di fare l'uomo immagine al suo sport, un po' una cosa particolare. Il giocatore può benissimo dire chi se ne frega, tra virgolette, no? Cioè, e andare in India a finire la carriera là, perché magari gli danno 5 volte quello che gli diamo noi. Però ecco, la realtà è che gli è stato proposto un qualcosa del genere. Lui si sente ancora giocatore per almeno 2 anni ed è ovvio che in questo momento sta cercando di vedere la situazione migliore per poter continuare a giocare 2 anni e magari guadagnare di più, perché è vero che si dirà ma hai già guadagnato tanto perché hai fatto il nazionale, sei un giocatore importante che sicuramente soldi ce n'hai, però come sappiamo, insomma, i giocatori poi tante volte sono professionisti e quindi vanno anche a cercare il contratto migliore e anche la situazione migliore in cui mettersi, perché magari adesso non credo che contino solo i soldi se devi andare a giocare in un posto sperduto dove anche non... perché se stanno aspettando una soluzione o di categoria per andare a guadagnare di più, mal si sposa con quello che disse Micheli, che comunque, che poi alla fine il denaro. Sì, ma questo è vero. Ma perché devo diventare? Perché Spezia, la piazza di Spezia e soprattutto la società? Perché a mio avviso il forte dello Spezia è la società che c'è alle spalle, no? Certo. Che poche in Serie B o forse anche in Serie A possono vantare una solidità economica di questo genere, no? Allora dico, perché devo essere l'ultima tua scelta, che comunque hai 34 anni, 35, 36, perché io devo essere l'ultima tua scelta? Cioè, non è un po' avvilente anche il fatto che uno dice, vabbè, io sono da Spezia perché poi a fin fine non sono potuto andare da nessuna parte? Ma questa è una scelta che ovviamente aspetta io, la società. Sì, però io voglio dire che la tua ultima scelta? È vero. Si è parlato tanto di soldi in questo periodo perché credo che si sia fatto un po', ma anche lo stesso Patron, no? Che lui magari parla poco, è venuto a parlare a Pontremoli, ha detto quello che doveva dire, ha anche promesso la ciliegina, ecco perché si sta impegnando anche su Diamanti, perché aveva promesso un po' che se l'area tecnica gli avesse chiesto uno sforzo lui lo faceva, quindi vuol mantenere anche quello che ha detto. Però è anche vero che si parla tanto di soldi, però è vero che i giocatori fino a 2 o 3 anni fa, quando venivano allo Spezia, Quando gli chiedevi quanto vuoi ti facevano un conto che era 50% in più di quello che avrebbero chiesto un'altra squadra. Non è giusto, capisci? Perché poi abbiamo dato 300-400 mila euro di ingaggio a dei giocatori che hanno reso nemmeno per la metà di quell'ingaggio lì. E questo è stato il grave, purtroppo, anche dovuto agli continui cambi di direttori sportivi, cambi di allenatori, che ovviamente ognuno si porta i suoi. Poi c'è stato il momento che qualche direttore sportivo ha fatto il furbetto, se ne ha approfittato e si è messo in tasca i soldi. Poi però adesso... No. Questa è una bomba. Io non ho fatto nomi specifici, ho detto che può essere successo una roba del genere. Successo, okay. Perché, cioè, poi alla fine, quando arrivi che ogni anno il patron a fine anno dice quanto è che devo metterci? 10 milioni, cioè 10 milioni di euro. Quante squadre in Serie B hanno messo 10 milioni di euro ogni anno per ripianare le perdite? Senza vincere niente. Poi ti passano davanti il Crotone, il Carpi, che vai a vedere, Monteingaggi 3 milioni, 4 milioni di euro,
due e mezzo, te 7, 8, 9 milioni di euro di ingaggi. Ma cioè, poi e questa è una cosa magari... che io dissi anche sui social, così per ironizzare, per scherzare, per chiaramente indispettire, mettila come vuoi. Ma vabbè. Però io dico, ci sono squadre in Serie A che il monte ingaggi, squadre in Serie A che era inferiore a quello che c'era lo Spezia. Il monte ingaggi, eh? L'ha pubblicato la Gazzetta oggi. Io ho pubblicato, una foto di quanto guadagnano i giocatori del Chievo, perché l'avevo presi così, no? Sì, di sì. Quanto guadagnano. E c'erano giocatori che guadagnano su 20, 14 giocatori del Chievo guadagnavano meno di un giocatore, due giocatori, tre giocatori, cinque, sei giocatori dello Spezia. Beh, e secondo me questa cosa è... C'erano oggi, cioè io se gioco in Serie A presumo che come qualitativamente devo essere anche più bravo di uno che gioca in Serie A. Ivano... C'è ancora la foto di Gilardino che ci perseguita. Nel caso in cui... Per te proprio è perseguita. No. Nel caso in cui, faccio un esempio, il patron Volpi dovesse decidere di fare una pazzia. Hanno giocato insieme spesso Diamanti e Gilardino. Certo. Hanno giocato in Cina, hanno giocato recentemente anche nella Fiorentina. A tuo avviso... Potrebbe servire anche uno come Gilardino a questo Spezia insieme a Diamanti oppure... Gilardino, ragazzi, voglio dire, stiamo scoprendo, non scopriamo nulla, è un ragazzo che dentro l'area, se ha una squadra che porta palloni nell'area avversaria, lui la mette dentro, lui è un giocatore fortissimo, ha vissuto su queste cose, proprio un uomo d'area di rigore, un uomo fortissimo di testa, che fa salire. Lo scorso anno probabilmente... Probabilmente vedo poco, chiaramente se arrivasse Gilardino probabilmente si sposa poco secondo me con Granoce, sì. Perché alla fine cosa fai? Giochi con due prime punte? Sì. Diventa una cosa un po'... È chiaro che se però il patron Volpi decidesse di fare la pazzia delle pazzie e dovesse portare la coppia... Diciamo che per Gallo sarebbe un bel dubbio. A quel punto il giorno dopo che se arriva la coppia Gilardino-Diamanti non è più, mi salvo? No, non penso. Allora... Ora, Selene, torniamo alle parole del mister, magari poi tutte le domande per Enrico, che deve essere rapidissimo e super preciso alle domande dei telespettatori da casa, e poi andiamo al derby di sabato con l'Entella. E in realtà è proprio anche di questo che, di cui ha parlato mister Gallo, soffermandosi proprio sulla prossima partita contro l'Entella. Sentiamo. Prossima sfida, l'Entella, cosa temere di questo derby? È un derby, quindi tutti i derby sono situazioni particolari, adesso dobbiamo analizzarla, però sicuramente sarà una partita particolare. Grazie, buon lavoro. E allora, regia, andiamo subito con la sigla del Lazzeri contro tutti. Enrico, pronto? Prontissimo? Come okay. Si suol dire, sono nato pronto, solita battuta. A casa gli chiedono la precisione, la cogenza da casa? E la puntualità nelle domande. Vediamo. Aspettiamo? Dice di aspettare. Aspettiamo qualche domanda. Qualche domanda in più. Aspettare. Non lo so, magari c'è qualche notizia all'improvviso. Clamorosa. Andrea, archiviato il discorso Diamante. Torna a giocare Ivano in serie... Sì, Whisper. Ivano, al di là di tutto, magari da casa se lo chiedono, non giochi più? No, hai no, smesso? No, smesso. Basta. Quindi? No, basta, non, obiettivamente non ho né la voglia né la possibilità fisica di... Anche di andarmi, vado a divertirmi ogni tanto così con gli amici, ma... Anche l'allenatore, ci hai rinunciato? Ma no, rinunciato no, ci sono dei momenti in cui non mi andava né di farlo né di preoccuparmi di farlo, e poi quelle sono tappe. Sicuramente è un qualcosa che ritorna, perché chi come me ha avuto la fortuna di fare della propria passione un lavoro non la perdi mai, chiaramente. Però in questo momento ho dato delle priorità diverse... alla mia vita quotidiana, al lavoro, che chiaramente è importantissimo, e va bene così. Sto bene così. Ti facciamo i complimenti perché sei diventato papà di Grazie. Una bellissima bimba. Grazie. Qualche mese fa. Per questo ti abbiamo ingaggiato, perché sei libero quest'anno e come opinionista della nostra trasmissione, e ti ringrazio per aver accettato. Grazie, passo, per aver accettato. Dopo trovo da altro che Diamanti e Gilardini. Ti prendo tutti io i soldi, assolutamente
hai detto una cosa sacrosanta, anche perché, diciamo così, sei il principe degli opinionisti, quindi, il più odiato, il più temuto degli quindi opinionisti. Quindi guadagni un sacco di soldi. Allora, andiamo con la sigla. Comando senza esagerare nelle risposte lunghe. Vai Serena. Sì, brevi anche brevissimo, perché le domande sono brevissimo, tante, due riguardano diamanti, quindi forse non serve neanche rispondere, ma i messaggi li leggiamo lo stesso. Ci scrive Capozza per dire Gilardino diamanti, ma credete ancora alle favole, non verrà preso nessuno. E ancora un'altra riflessione da parte di un nostro telespettatore che dice: mi spiegate perché hanno smembrato una buona squadra per mandare via chi aveva l'ingaggio troppo alto e poi si va a cercare diamanti che non credo abbia un ingaggio entro i parametri, cosa che potrebbe anche dividere lo spogliatoio. Altri messaggi riguardano invece il caso relativo ad Alberto Masi. Lo leggiamo dopo. Enrico, brevemente qua. Allora, innanzitutto saluto Franco Capozza, come al solito, che ci segue sempre dalla sua residenza di Tonfano, sì, vicino a Marina di Pietrasanta. Dice, Franco, non arriva nessuno. Franco, con tutta onestà, lo Spezia sta facendo ottimi tentativi per portare questi giocatori, soprattutto diamanti, quindi non è uno scherzo, non stanno facendo apposta. È ovvio che è difficile che il ragazzo venga, perché se trova altre soluzioni migliori viene. È vero, come diceva Ivano, che magari lo Spezia può essere poi considerata l'ultima delle opzioni, però è anche vero che diamanti, almeno nello specifico, ha già rifiutato diverse squadre, senza nemmeno continuare nella trattativa. Con lo Spezia invece è andata avanti, vuol dire che la considera una possibilità solida. Per quanto riguarda il discorso dello smembramento della squadra, credo che ne abbiamo già parlato prima, insomma, ognuno lo può vedere come vuole. Può essere un anno zero, consideriamo un anno zero. Se quest'anno dovesse andare bene anche come squadra, che si rifacesse un buon campionato, credo che per l'anno prossimo si possa ricostruire qualcosa di molto molto interessante. Allora, un altro messaggio che è arrivato proprio in questo momento da Cecilia, ovviamente non serve rispondere perché è sempre relativo al caso diamanti. Cecilia di fatto sostiene che l'ingaggio sia troppo grande per il nostro spogliatoio, pensa sia un controsenso prendere un giocatore così ad un altro prezzo, un giocatore che tra l'altro non fa i salti di gioia per venire a Spezia. Ma torniamo al discorso che avevo appena anticipato relativo ad Alberto Masi, e questo è un altro degli argomenti emersi da casa. Ci scrive Michele Mariotti che dice: vorrei sapere i motivi dell'acquisto, tra l'altro in un ruolo già ampiamente coperto, di Alberto Masi, arrivato ad agosto a Bari e ceduto poi allo Spezia negli ultimi giorni di trattative, dal momento che la società pugliese non era sicura di inserire in lista over un giocatore con problemi fisici. Un altro messaggio relativo a Masi: sulla questione Masi un'operazione del genere non è ammissibile, non ha alcuna giustificazione logica. Enrico, la tua spiegazione e poi ti faccio partire da qui. Difesa 3, De Col schierato in quella posizione nella sfida con il Carpi, c'entra qualcosa? De Col ne abbiamo già parlato. No, sul discorso Masi. Discorso centrale. Masi non era disponibile, era anche squalificato. No, sui discorsi centrali. I centrali, quando giochi a tre, ne devi avere sei. Questo okay. È un po'. Credo che ogni giocatore deve avere un sostituto, no? Se giochi 3-5-2, ognuno deve avere il suo omologo. Quindi giochi a tre in difesa, tre sostituti. Poi puoi fare anche rischiare, tra virgolette, perché magari altri giocatori si possono adattare perché sono duttili, allora c'è il terzino destro che va a fare il centrale, ok. Però l'operazione di per sé non è sbagliata, nel senso che sei giocatori per se giochi a tre. Certo, se passiamo a giocare a due, quindi a quattro, potrebbe essere con l'arrivo di diamanti, o anche quando starà bene Maru Lungo, non lo so, vedremo. Può darsi anche che si possa passare a quattro. Sono troppi, ma sono giocatori e nel momento in cui non giocano, a gennaio si può sempre cambiare, darne via uno. Cioè, io credo che è meglio l'abbondanza che pochi, in qualsiasi ruolo. Adesso, il discorso dei problemi fisici, oggi Sogliano, visto che ha fatto delle dichiarazioni dicendo non l'abbiamo tenuto, perché anche lui ha dovuto spiegare come mai compri un giocatore al 20 di luglio e lo ridai via a fine mercato, perché non è che... cioè, perché da tutte le parti fanno giustamente le domande i tifosi. No, lui dice sì, ma avevano problemi fisici, adesso tenere lui. In effetti loro sono riusciti a prendere negli ultimi giorni di mercato Jomber dalla Roma, poi è arrivato qualche altra situazione
che è andata al suo posto, allora è venuto un po' a dire vabbè, aspettiamo un mese, 15 giorni, 20 giorni, non so, ma non credo sia grave comunque l'infortunio che ha. Però metti che per loro non era indispensabile, cioè pensavano che fosse eccessivo aspettare anche un mese perché avevano pochi centrali, hanno preferito prendere un altro sano e lo Spezia ha visto l'occasione. Ricordiamo che l'anno scorso Masi fu inseguito per tutto il mercato estivo, si diceva, poi arrivò Datovic che peraltro ha fatto pochissime partite, ingaggio alto, adesso è andato via, però insomma anche lì non è che capisci bene che non è che a questo punto hai preso un giocatore che lo paghi 300.000 euro, cioè è un prestito, se il giocatore non farà bene torna a Bari. Però non credo adesso, io credo che la difesa abbia numericamente e qualitativamente i giocatori per far bene, a parer mio. Poi è ovvio che bisognerà vederli sul campo. Vediamo da qui a gennaio cosa succede. Selena. Scrive Anna che dice: un portiere, un difensore esterno, un centrocampista e una punta da doppia cifra. Sono questi i giocatori che mancano. E poi, sempre relativo al discorso portiere, un telespettatore dice: inutile girarci intorno, il mister deve decidere, non può far giocare una partita uno e poi l'altro, così rischia che entrambi siano in confusione. Per me, a mio avviso, dovrebbe giocare Bassi. Enrico, concentriamoci su questo secondo, al di là del primo messaggio che di giocatori che sono arrivati tantissimi. Il messaggio si può rispondere velocemente, in tutte le squadre puoi mettere dentro quattro giocatori molto più forti di quelli che ci sono, basta andare sul mercato con tanti soldi, buttare dentro, poi magari però ti trovi a mettere dentro giocatori. Prima ho sentito parlare di ingaggi, no? Sì. Ma quando abbiamo comprato Okaka, ve lo ricordate, no? Okaka, la maggior parte dello stipendio, comunque una buona fetta dello stipendio, lo pagava la Roma, ma prendeva 650.000 euro netti. È vero che quell'anno lì qualcuno mi dirà abbiamo rischiato quasi di retrocedere, no? C'avevamo davanti Okaka, Antenucci e Sansovini, ve lo ricordate? Probabilmente troppi galli nel pollaio. Sì. Cioè non è detto che quando compri giocatori forti poi stia bene la squadra. Quando abbiamo comprato, con tutto il rispetto, nel 2005-2006 abbiamo comprato questi disgraziati che venivano dalla Saremese, cioè che c'era il clima a Spezia era peggio di questo, ma chi cavolo abbiamo preso, ma guarda lì, retrocediamo. Rotoli, cos'è successo bianchi, poi? Cos'è successo? Siamo saliti in Serie B. A volte il calcio è imprevedibile. Il Parma quanto ha speso? Quanti giocatori ha comprato? Quell'anno, il Parma non quell'anno lì non coinvolgiamo era, Ivano. Quell'anno lì non era l'anno dei procuratori. Sì. L'anno che siamo arrivati noi non era l'anno dei procuratori. Perché il presidente allora disse: io tutti i giocatori che hanno questo monte ingaggi dello Spezia non posso tenerli. Certo. Devo mandarli via tutti. Tenne Guidetti e certo, qualche altro di certo, quelli, chiaramente. Però i vari, che ne so, Tricarico, Coti, tutti quelli che c'erano. Ho detto: io vengo a Spezia, prendo lo Spezia, ma questi qui, non per le qualità chiaramente, perché erano indiscutibili, per il monte ingaggi dice non posso permettermeli. Quindi quell'anno lì lo Spezia non l'hanno fatta i procuratori. Abbiamo vinto il campionato, siamo andati in Serie B, sono ritornati i procuratori. È la verità. E il direttore sportivo. Voi potete dire quello che volete, ma è la verità. No, ma è vero. Io... Perché siamo passati, e non mi vergogno a dirlo, io ho giocato 32 partite nello Spezia quell'anno lì, abbiamo vinto il campionato, io guadagnavo 30.000 euro, la metà della curva che veniva fuori, che faceva i turni al porto, arrivava a prendere gli stessi soldi che prendevo io. Ma non sto dicendo perché guadagnavo poco. No, no, ma è un discorso ovviamente, venivo da una Serie C2, mi era stata data questa possibilità, io perché dire di no? L'anno dopo presero un portiere che ne guadagnava 350.000. Mi segui? No, ma... E un altro giocatore che ne guadagnava 600.000. Sappiamo la storia. E poi è andata a finire come è andata a finire, perché sappiamo. Non è che... Cioè, ragazzi, è questo, è che quando entri in certe situazioni o in certi campionati che sono forse all'epoca più grandi di te, se non hai la forza di fare il discorso come ha fatto Mario Chievo in Serie A, queste cose qua. E non c'era questa forza. Ecco, non se non hai questa forza qui, sei destinato a morire, non perché non te le puoi permettere. Alla lunga, a 2, 3, 4 anni, tu non te li puoi permettere quegli ingaggi, se non hai magari oggi un patrono come c'ha lo Spezia, che potrebbe sicuramente, no? Perché se poi lo hanno accostato a squadre di Serie A è perché può permettersi di fare anche la Serie A. Però il discorso è che il calcio quest'anno, il calcio negli ultimi 10 anni, quindi è fatto dai procuratori, non è fatto né dai direttori sportivi. Qualche tua bella immagine da numero uno dello Spezia. Per l'altro messaggio, facciamo rispondere Ivano, giusto tenere sulla corda due portieri
e non scegliere il titolare fisso. No, scusate, rispondo se t'anticipo. Sì. Secondo me non è giusto. Adesso io non so perché a Palermo ha giocato titolare Di Gennaro. Gallo ha detto che il titolare era Di Gennaro da prima. Okay. La prima ha giocato Bassi perché Di Gennaro veniva da un infortunio. Ecco, sì. Infatti io sto dicendo che io adesso non so esattamente perché. E allora la domanda da ex portiere: Di Gennaro è così meglio di Bassi per essere considerato titolare? Questo devi chiederlo al mister Gallo e soprattutto a Rolandi, che ce li ha sotto gli occhi tutti i giorni. Io non vedendoli in allenamento, Di Gennaro lo conosco meno, Bassi lo conosco di più, perché comunque di Spezia, perché ho avuto modo anche di, tra virgolette, di fare dei campionati dove c'era anche lui. Un primo e un secondo ci devono sempre essere. È chiaro che tu in Serie B non ti puoi permettere una tale differenza tra il primo e il secondo portiere, perché il campionato non te lo permette. Quindi devono essere comunque due portieri che si equivalgono. Però dire, per me gioca come fece forse anche Soda quando venni io. Sono Rubini, sicuramente ha fatto la storia dello Spezia, però per me gioca Ivano. Punto. Sono scelte. Poi sono magari scelte, chiaramente. Qualcosa, è ovvio, però se succede qualcosa tu non puoi girarti e dire oddio adesso chi faccio entrare, capito? Devi avere comunque, certo, Bassi da una garanzia su questo punto di vista. Però ripeto, diamo tempo a Di Gennaro, ecco, questa immagine mi piace un po' meno perché Ivano, ti vogliamo fare soffrire. È l'unico errore che ho fatto in due anni. Vediamola un po', così almeno a distanza di più di 10 anni magari ci dai un'altra verità o qualche particolare in più alla verità. Allora, sfida di Serie B contro il Napoli. Esce Santoni, infortunato. Vediamo pure le immagini. Entra. Bene, okay. meglio così. Entra Ivano Rotoli, l'errore sul gol di Calaiò, correggimi se Cannavaro. Cannavaro. E da lì, diciamo così, inizia. No, lì non inizia niente. La discesa. Lì è un fatto strano questo qua, perché comunque il direttore sportivo di allora, che era Ceravolo, sì, venne a vedere, per la conoscenza che aveva con Ruggeri, nell'anno precedente, dove noi eravamo a Sanremo, venne a vedere quasi tutte le partite della Sanremese. E Ceravolo, queste parole di Ruggeri, riportate di Soda, riportate a me, mi dissero che non poteva la Sanremese in quell'anno non vincere il campionato perché aveva un portiere di due categorie di più forte. Cosa è successo? Sono venuto a Spezia e ho fatto, insomma, un grandissimo campionato, cioè pari alle attese mie, non alle attese chiaramente della gente che non mi conosceva, però io sapevo quello che potevo dare e quello è stato dato. Nelle ultime partite della Serie C1 mi ruppi un muscolo, ma in maniera importante, il quadricipite. Me lo ruppe Caccia nella partita Spezia-Genoa. Io da quel giorno, per 2 mesi e mezzo, non sono riuscito a camminare e ho fatto tantissime cure. Battara, allora allenatore dei portieri, quando siamo partiti per il ritiro, queste cose qua, proprio forse la settimana proprio antecedente la partita con Napoli, parlando mi disse: sai Ivano, dice, stavo pensando che comunque se in questo momento noi dovessimo aver bisogno di te è un deficit, perché hai ancora una gamba troppo più piccola, cioè tutta una serie di dinamiche chiaramente che... E io gli dissi: che ci posso fare, cioè questo è, la gamba ha bisogno del suo tempo, noi siamo qua. 5 giorni dopo è successa questa cosa qui. Lì poi sono successe più cose, nel senso, sicuramente la voglia di entrare, non di strafare, però di far vedere che comunque se ci avevi contato l'anno prima potevi contarci anche in quegli 8 minuti o in quel campionato lì. Questo aggiunto a una gamba che chiaramente non aveva la spinta che doveva avere in quel momento lì, insomma, è successo quello che è successo, ma è successo quello che io guardo Buffon in nazionale e dico: chi è che lo teneva sulla punizione che ha tirato Isco? Mi segui? Cioè, chi sbaglia gioca, chi non sbaglia non gioca mai. Ivano, ti ha penalizzato il fatto di non aver dietro un procuratore? Quell'errore lì è stato implementato. Prima, ma no, quell'errore lì fece dire a Ceravolo che bisognava andare a prendere un altro portiere, perché se fosse successo qualcosa, queste cose qua. Forse aveva anche ragione, e qui torniamo al discorso di prima, quando ti ho detto che mio padre dice: decidi se vuoi essere l'ultimo portiere della Serie B o il primo portiere della Serie C. Io andai a Monza e nel Monza arrivai a fare la finale per tornare in Serie B contro il Pisa, cioè con partite di notevole qualità, sì. Quindi il discorso era sempre quello. Ci sono campionati per ogni giocatore. Per me il campionato di Serie B potevo vederlo, tra virgolette, ma non esserne il protagonista. E quindi sono cose, ogni cosa è stata rimessa poi al suo posto. I ricordi non si cancellano mai di quella, certo, grandissima stagione, la Serie B dopo tantissimi anni. Torniamo da Enrico Lazzari contro tutti per gli ultimi 2 messaggi e poi siamo veramente con i tempi stretti e andiamo alle formazioni.
Ci scrive Luca che dice: ho sentito che sabato ci sarà una contestazione contro Volpi, ma siamo fuori, vogliamo fare il gioco della stampa genovese. Vorrei solo dire che l'unica colpa di Volpi è di non prendere un referente che possa sostituirlo. Qui richiamate Grazzini, dice. E poi ci scrive Mattia che, così come giovedì scorso, chiede informazioni in merito alla presentazione della squadra. Ad oggi non è ancora stata fatta, cosa mai accaduta nemmeno negli anni più bui. Qualcuno avrà mica paura di contestazioni? Enrico, brevemente. Non mi risulta che ci siano contestazioni a Volpi. Chiunque consideri in questo momento l'eventualità farebbe una sciocchezza grossa come una casa, perché bisogna cercare di non tirare troppo la corda nelle cose. Presentazione, Enrico? Non c'è assolutamente, fammi finire questo concetto, scusa un secondo, non c'è assolutamente nessun dottore che impone a Volpi di continuare a foraggiare lo Spezia. Può benissimo dire: domani andate avanti da soli, vado dal sindaco e dico: cerca un altro proprietario perché io non ce la faccio più, non voglio più starci. Non lo farà mai, perché lui ha sempre detto che se va via deve essere sostituito da qualcuno che come minimo possa permettere allo Spezia di fare il campionato come lo sta facendo in questo momento, quindi un campionato sempre di buona classifica. Quindi non credo, prima di tutto, che ci venda al primo offerente. Seconda cosa, un presidente che ti vuol vendere non va a trattare Girardino a queste cifre, non tratta Diamanti a queste cifre, non tratta direttamente Girardino, cioè sono situazioni. Il mercato si può discutere in mille modi, ma è stato fatto perché si voleva ripartire in un certo senso, non perché i soldi mancano. Molti gli imputano questo, d'accordo, però è anche vero che se succede qualcosa, che la squadra magari non va benissimo a gennaio, lui interviene. Non è che, come le altre squadre che magari hanno difficoltà economiche, che non possono permettersi di comprare giocatori. Lui ti compra due o tre giocatori che ti rifanno risalire in classifica. Cioè, questo vorrei che fosse chiaro. Il discorso della presentazione è semplice. Presenti la squadra, poi magari arriva Diamanti domani. Cioè, si sta aspettando solo di capire. Aspettiamo Diamanti per presentare poi la squadra. Sì. Poi evidentemente... Ottobre. Poi evidentemente una decisione sarà presa. Credo che si aspetti questa settimana al massimo, ma non credo che ci sia la paura di contestazione o che... Ma cosa si contesta? Un campionato che deve ancora iniziare? Cioè, okay. Una domanda lecita, perché normalmente veniva fatta prima della... Sì, veniva fatta prima, ma probabilmente il mercato non è ancora chiuso, mentre invece in quelle altre situazioni il mercato... Aspettiamo per settimane. Enrico, rapidissimo più che mai, andiamo alle formazioni, partiamo dall'Entella. Sabato il derby tra l'Entella, un punto in classifica, Spezia 0, importante per rianimare una di queste due squadre. Partiamo dalla formazione di Chiavari, Enrico. Allora, l'Entella fa quel 4-3-1-2 che avevamo parlato prima, potrebbe essere anche il modulo dello Spezia, se arrivasse un trequartista nuovo, ovviamente. Perché? Perché ci sono tutte le condizioni anche a livello di giocatori per poterlo fare questo modulo, evidentemente. Però al di là di questo, ora andiamo ad analizzare quella che è invece l'Entella di Castorina. Ricordiamo che Castorina è stato promosso dalla Primavera l'anno scorso, il secondo di Castorina è Melucci. Giustamente l'Entella ha fatto delle scelte, anche loro volevano trattenere un giocatore importante come Caputo. Addirittura il presidente ha detto: devono passare sul mio corpo se lo vogliono. Poi è stato costretto, perché come dice Ivano, poi sono i procuratori a comandare. E non puoi tenere un giocatore in questo momento se il procuratore e il giocatore stesso non vogliono stare in una squadra. Questo è il calcio moderno, questa è la differenza tra il calcio di 20 anni fa, 30 anni fa e il calcio di adesso. Adesso non puoi essere sicuro che un giocatore sta da te 10 anni, perché appena lo chiama una squadra che gli dà mezzo stipendio di più, 50% di più, ma anche il 20% di più dello stipendio che gli dai te, magari lui vuole andare via, magari comincia a puntare i piedi e fa tutte le moine che abbiamo visto fare a tantissimi giocatori anche in Serie A, cioè quest'estate, no? Keita, ma ce n'è quanti ne volete. Poi è vero che il calcio è questo e bisogna accettarlo. Comunque andiamo a vedere quella che è la formazione dell'Entella, considerando appunto che Caputo non c'è più, ma in sua sostituzione sono stati presi comunque, la sostituzione di chi è andato via, là davanti sono stati presi due giocatori che sono comunque giocatori importanti per la categoria, perché abbiamo sia Lamantia che De Luca, che è vero che non sono mai completamente esplosi,
De Luca in maniera particolare si pensava, no, che fosse quel giocatore che potesse anche far poi la Serie A. L'Atalanta lo ha sempre tenuto anche fino a quest'anno perché credeva nel giocatore. Evidentemente però è un giocatore che non è riuscito nemmeno in B a dar quel qualcosa in più per far cambiare marcia alle squadre. L'anno scorso è andato dal Bari, ha fatto la seconda parte dell'anno, è andato a Vicenza, poi quest'anno l'ha preso l'Entella. La Mantia invece è esploso in maniera particolare, venendo anche lui dalla categoria inferiore, è esploso nella Pro Vercelli ed è un giocatore che è interessante là davanti, ha struttura fisica, un bel centravanti, quindi è sicuramente un giocatore da temere. Dietro di loro c'è Nizzetto, che in realtà non è un vero e proprio trequartista, è un giocatore di centrocampo che fa un po' tanti ruoli, magari considerarlo un trequartista puro no, però insomma l'Entella ovviamente ha bisogno anche del centrocampo di fare un po' di densità, insieme a Troiano che è l'elemento che gioca davanti alla difesa, con Eramo, nuovo arrivato anche lui, e Palermo, sono comunque centrocampisti abbastanza solidi per la categoria. Dietro in questo momento diciamo che è un po' la difesa, soprattutto in casa, nella prima partita ha fatto un po' vedere delle pecche, ma ovviamente, come dice Ivano, è tutta la squadra poi che si difende, no? La difesa la prendi magari in infilata, il Perugia aveva questo Han, questo giocatore molto rapido, che magari fa tantissimi gol adesso perché i difensori, ancora quelli di struttura, non ti prendono ancora, poi magari tra qualche domenica anche lui avrà difficoltà, no? Però ecco, dietro ci sono sempre i soliti Pellizzera e Ceccarelli che ormai fanno coppia fissa da 3 anni, sono giocatori certamente importanti, però anche loro ogni anno non hanno in più, no? Come si suol dire. Baraglia e Belli sono gli esterni di difesa, con Giacobucci che comunque l'anno scorso a Parepia ha fatto un ottimo campionato, buon portiere sicuramente, l'abbiamo anche conosciuto insomma allo Spezia. È una squadra che chiaramente bisognerà vedere anche loro che campionato faranno, se saranno anche quest'anno di nuovo al ridosso dei playoff o no. Potrebbe anche essere di no, però è un derby tutto da giocare con lo Spezia, che ovviamente avrà però un'altra opportunità in casa da sfruttare, perché quando giochi in casa 2 partite di seguito devi fare almeno un risultato. La probabile formazione Aquilotta, passiamo alla schedina Spezia Confidential. Sandro Fazzi, nello scorso weekend, Fazzi presidente dello Spezia Club Facebook, ha indovinato 8 risultati della seconda giornata del campionato di Serie B. Quindi dopo le prime 2 giornate la classifica vede al comando Appaiati, l'avamposto bianconero e lo Spezia Club Facebook a 8 punti. Ovviamente la classifica è valida per la conquista della targa in ricordo di Rino Cappellazzi. Ma andiamo a vedere chi pronostica la terza giornata di campionato, ovvero Giulio Zanchetta, presidente del club Bragazzi. Questi i pronostici: Pescara Frosinone X, Avellino Foggia 1X, Bari Venezia 1X2, Palermo Empoli 1X, Ternana Cesena X, Ascoli Novara 1, Pro Vercelli Cremonese X, Spezia Entella 1, Carpi Salernitana X2, Parma Brescia 1, Cittadella Perugia 2. Andiamo allo Spezia anti Entella, Enrico. Allora, lo Spezia dovrebbe partire con il 3-5-2 classico, però attenzione, perché in settimana è stato provato anche il modulo con 4 difensori, quindi credo che non partirà almeno dall'inizio, ma potrebbe essere una soluzione a partita in corso. Ricordiamo che già nell'ultima partita siamo passati poi al trequartista le 2 punte negli ultimi minuti, o ci puoi passare, è vero, lasciando la difesa a 3, facendo il 3-4-1-2, ma ci puoi passare anche facendo il 4-3-1-2. Quindi vedremo anche a gara in corso se Gallo deciderà di cambiare qualcosa da questo punto di vista. Potrebbe rientrare Ceccaroni dietro perché sta meglio, potrebbe rientrare Capelli dal primo minuto perché è passata una settimana in più, sicuramente a livello magari fisico starà meglio, e Terzi e Capelli bisogna vedere se giocheranno così o Terzi tornerà a fare il difensore di destra, ma questo lo vedremo solamente nella partita di sabato pomeriggio. De Colo e Lopez sugli esterni e poi il centrocampo. Io credo che Pessina avrà il suo posto. È possibile che venga riproposto dall'inizio sia Wande che a Campora, quindi il centrocampo che è partito nell'ultima gara. Però lì ovviamente c'è Giorgi che sta migliorando, però secondo me non è ancora al meglio, quindi probabilmente non partirà dall'inizio.
E poi c'è, ricordiamoci che abbiamo anche Vignali e Maggiore, però credo che possa essere questo il centrocampo iniziale, vedremo se la scelta del mister saranno queste. Davanti è stato provato molto Soleri in questi giorni, il mister cambia tantissimo, prova tantissimo perché giocano tantissimo in allenamento, sono impegnati sempre in continue partite, io credo che sia anche importante anche per vedere da parte dello stesso allenatore, facendo partite vere, quindi confrontandosi, visto che insomma sono tutti giocatori poi di qualità che si affrontano, anche se fai 11 contro 11 se ne abbiamo in questo momento i giocatori, per fortuna l'unico che si sta allenando a parte è Masi, è stato provato anche Mastino in posizione di trequartista, un giocatore che ricordiamolo, lo stiamo un po' sottovalutando, per me è un giocatore che può dare qualcosa anche lui, un giocatore interessantissimo, quindi è ovvio che Gallo adesso deve andare un po' sulle certezze, poi magari durante il campionato se cominci a fare risultati puoi anche cambiare qualcosa, all'inizio devi andare un po' su quello che hai studiato per l'estate, cioè il ritiro, questa credo che sia la strada giusta, poi è ovvio che se cominciano a venire i risultati dovesse anche arrivare Diamanti, chi lo sa, allora lì sì che cominci a provare altre situazioni. Penso comunque che all'inizio potrebbero ripartire quelli che sono partiti sabato scorso, quindi Granoccia è forte. Ivano, ti convince questa formazione? Sicuramente è una formazione, schierando i tre difensori, più De Gaulle da una parte e Lopez dall'altra, è una formazione che in non possesso di palla può essere più chiusa, un po' più ermetica, dal mio punto di vista. Lopez l'ho visto domenica e... ragazzo di grandi capacità fisiche, di grande corsa, a volte mi è sembrato anche un pochettino estemporaneo rispetto alla squadra, nel senso che comunque ha questa verve, questa voglia di andare ad attaccare, ad aggredire, che a volte lo fa anche forse troppo da solo, non con il reparto, e rischi di fare dei metri che potresti, tra virgolette, risparmiarti ovviamente, che metri che poi dopo vai a pagare chiaramente in fase di chiusura perché ti vengono a mancare. C'è stata infatti un'azione del secondo tempo, adesso non sto qui a vedere il minutaggio, dove il Carpi si è reso pericoloso sulla parte sinistra proprio perché Lopez non è riuscito a chiudere in fondo. Sembrava molto stanco, infatti. Sembrava molto stanco verso la fine della partita, ma giustamente, perché ne ha macinato chilometri. Però giochi in casa... Quindi squadra troppo chiusa per giocare in casa? Secondo me è una squadra molto, molto quadrata, non vedo, tolto magari Pessina che si può alzare, che ci ha fatto vedere domenica, che comunque ha queste giocate sulla profondità. Lì la differenza la devo però fare vedo Lopez che comunque è molto dinamico, a Campora che ho visto domenica che anche lui comunque è vero come dice Enrico che ha portato magari forse troppo il pallone, però comunque tende ad andare, c'è il rischio che una squadra così centrocampo vai alla fine ti rimanga, ecco, metti De Gaulle perché forse rimani un po' più chiuso e lasci spazio a Pessina di poter andare sulla tre quarti avversaria, non lo so. Giochi in casa, vieni da due sconfitte contro una squadra che ha un punto solo in due partite, che come ha detto Enrico forse è in difficoltà come te perché ha cambiato tantissimo, qualche rischio va preso perché comunque... Gallo probabilmente vuole qualcosa in più, ma anche in termini di inserimento proprio dai due interni di centrocampo. Esatto, cioè ha messo questo 3-5-2, gli interni di centrocampo diventano attaccanti. Campore e Pessina possono andare diventano attaccanti avanti. E lì devi avere però qualcuno che ti copre. Si ferma, se no vanno tutti avanti, rimani... è finita. No, è la verità. Andrea, entella a Venezia per scoprire il vero Spezia? Ma direi che ancora presto, si diceva prima 6-7 partite, di certo questa partita in casa va vinta assolutamente, sono tre punti obbligatori, tra l'altro contro un avversario che appunto anch'esso fortemente ridimensionato, lo abbiamo visto, ha palesato notevoli difficoltà anche in difesa, la prima uscita, ma lo stesso a Foggia ha avuto difficoltà, quindi è assolutamente un turno da sfruttare. Un risultato diverso sarebbe da accogliere in maniera negativa, ma... premesso che appunto le sentenze non sono ancora definitive. Allora, prima di chiudere vi ricordo che domenica 10 settembre al Franco Cima di Pagliari si svolgerà la prima edizione
del Memorial Rino Capellazzi, riservata alla categoria esordienti, quindi a tutti i giovani dell'annata 2005. Sono 10 le squadre partecipanti, ecco, stiamo vedendo intanto in grafica la locandina, che saranno suddivise in due gironi. Le partite inizieranno alle ore 9 del mattino, il torneo si svolgerà su un'unica giornata, la finale infatti è prevista intorno alle 18 e sarà ovviamente disputata tra le due squadre vincenti dei due gironi. Partite da 20 minuti ciascuna in due tempi, quindi l'appuntamento è per domenica 10 settembre al Franco Cima di Pagliari dalle 9 alle 18. Ci sarà lo Spezia e anche l'Entella, tra l'altro, insieme al Genoa. Vediamo i vari scudetti nella locandina. E ovviamente al termine chi vincerà si aggiudicherà la coppa del primo Memorial Rino Capellazzi. Siamo in chiusura, vorrei giusto leggere qualche messaggio conclusivo, ce n'è uno per Ivano, ti fanno i complimenti per la sincerità e la grande onestà intellettuale nelle tue dichiarazioni. Poi ci scrivono Andrea e Sonia, che ci seguono da Lucca, un tifoso che abita a Lucca, dice ci fanno insomma i complimenti per la trasmissione, poi dicono che i tempi per poter vedere lo Spezia in Serie A al momento sono passati. Pensavo che dicesse ci vediamo in Serie A. Ci sono tanti altri messaggi, comunque di fatto alcuni più positivi di altri, alcuni più negativi. Leggiamo l'ultimo di Enrico Licausi, che dice vado controcorrente rispetto agli altri che ci hanno scritto, perché sono tutto sommato ottimista sul futuro di questa squadra, la vedo più equilibrata rispetto allo scorso anno e sono convinto che quanto prima inizierà a produrre gioco. E allora siamo in chiusura di questa puntata. Ecco, Roberto Sardi si scusa perché non ha potuto questa sera far qualcosa di interessante perché non ha avuto i tempi tecnici per farlo, però mi manda un qualcosa sul Carpi, questa bestia nera, no? Che ci sta negli ultimi anni. Le ultime 4 partite al picco ha vinto il Carpi, cioè 2-2-1 e... Enrico, quante partite, quanti anni era che lo Spezia non perdeva 2 partite consecutive, le prime due? Incredibile. Quello erano non lo so perché statisticamente lo non sono andato a vederlo. Lo sa Ivano, 10 anni. 10 anni. Erano tanti anni, speriamo che insomma non come finì quel campionato? Non andiamo a guardare che è meglio. Però lasciamo perdere. Sembra che ha fatto nelle prime 4 partite un punto. No, lasciamo perdere. Speriamo già di invertire la tendenza, di parlare di altro. Carpi, la bestia nera, diabolicamente al picco. E poi ci facciamo anche prestissimo a buttarci giù. Oh. No? Cioè siamo depressione assoluta dopo 2 o 3 partite, meglio di no, non ci pensiamo nemmeno. Ringraziamo Roberto Sarting per questa vignetta e per la vignettonza di Enrico sotto la curva di Lazeri contro tutti. Ma siete riusciti a mantenere il segreto fino alla segreto prima puntata. Segreto professionale. Perché sennò non ve l'avrei permesso di fare queste cose. Dai, mi dicono te sei quello qua, che fa... Eccolo qua. Ringraziamo. Va bene, via. Eccolo, vediamo. Ringraziamo ovviamente i nostri ospiti, Andrea Licari, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie a Valo Rotoli. Nel frattempo è arrivato un altro messaggio, un saluto per te e un saluto al grande Rotoli, sempre il numero uno. Grazie. Ti riavremo qui tra qualche settimana, Ivano, ce l'hai promesso da qui alla fine dell'anno. Ti ringraziamo per questo, grazie Andrea, grazie Enrico, grazie Selene. Sabato alle 15 vi aspettiamo al picco per la partita contro l'Entella. Vi ricordiamo che a lunedì saremo alle ore 20 per Proviamoci a lunedì. Quindi Selene, non scordartelo questa settimana. Me lo ricordo. Arrivederci. Buonasera.